quando il materiale è sparso a terra, l'intervento ha una procedura snella chiamata l'emergenza, che si concorda velocemente con le ASL ed è quello che abbiamo già effettuato. La procedura tecnica prevede l'inertizzazione di tutto il materiale con maestranze che sono protetti con EDP per l'amianto, quindi con le mascherine P3, con le tute in taglio che a perdere. È stata portata una doccia di contaminazione per le maestranze quando non è finito l'intervento. Il materiale viene raccolto, incapsulato, messo all'interno di big bag, quello frantumato, altrimenti viene messo su bancali, chiuso in cellophane, segnalato opportunamente, e il camion da qua va direttamente in discarica a consegnare il materiale. Successivamente l'area viene controllata dal tecnico, sono io e il mio collega, se l'area è stata bonificata, si dà l'ok per rimuovere quelle che sono le segnaletiche dell'area, altrimenti viene fatto un altro passaggio per la raccolta del materiale frantumato che non si rileva in prima battuta e ribonificato con incapsulante penetrante con tracciante colorato per verificare dove è stata trattata l'area e dove non è stata trattata. I rischi immediati non ci sono perché la fibra d'amianto è talmente leggera, in effetti è una fonte inquinata e va fermata, perché se è ricchissimo di queste fonti inquinate sarebbe pericoloso per i cittadini. Non è da fare una grande allarmismo, è un problema che si risolve con queste procedure che ormai sono consolidate da ormai 20 anni.